Presentata questa mattina a Lanciano la lista dei candidati della lista di Forza Italia, UDC, Autonomi, Partite IVA a sostegno della candidatura di Filippo Paolini, sindaco di Lanciano, per la coalizione di centrodestra. Le liste saranno in tutto 7 e avranno 120 candidati in totale. Presenti 24 candidati della lista, 12 uomini e 12 donne, e gli esponenti regionali dei partiti di appartenenza, fra tutti Mauro Febbo per Forza Italia e il sindaco di Fossa Cesia Enrico Di Giuseppe Antonio per l'UDC. Al popolo dei partiti IVA, perché credo che ci sia necessità di fare un po' di sintesi. Magari troppe liste avrebbe anche Va bene, creato qualche problema. pomeriggio. Ci siamo confrontati su un programma. Sono storicamente l'UDC fa parte del centrodestra a livello nazionale, al Senato e alla Camera si candidano con noi. Abbiamo fatto un accordo a livello nazionale, quindi credo che sia una cosa piuttosto pacifica. Per quanto riguarda le altre liste, quelle delle partite IVA, il mondo dell'economia è stato sempre rappresentato da Forza Italia, i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori, i professionisti che in questo momento si sentono fortemente penalizzati e quindi hanno deciso di scendere in campo autonomamente, lo fanno chiedendoci di partecipare insieme appunto per darci forza, così come la lista Sgarbi fa parte all'interno storicamente di Forza Italia, così come l'altro movimento civico, l'associazione nata qui a Lanciano. Abbiamo fatto perché a Lanciano credo ci sia la necessità di avere una sintesi che magari nelle competizioni precedenti non c'è stata, e nonostante il centrodestra sia maggioritario in questa città, lo è stato nel 2011, lo è stato fortemente nel 2016, non dimentichiamo che il centrosinistra, questa amministrazione uscente, è stata già sconfitta nel 2016, arrivò al 38%, il centrodestra superò il 60%. Noi intendiamo questa volta ritornare a governare, a ben governare Lanciano, come è stato fatto prima con Nicola Fosco e poi con Filippo Paolini. Perché Filippo Paolini è la persona giusta? Filippo Paolini è la persona giusta perché è riuscito a fare sintesi, ha capacità amministrativa, ci sono tante candidature di prima esperienza, tanti giovani alla lista di Forza Italia, tante persone a prima esperienza, ci vuole una persona che abbia un'esperienza amministrativa. Peraltro si sta lavorando sulla nuova programmazione. In un momento di difficoltà pioveranno, arriveranno tanti tanti soldi in regione che dovranno essere spalmati sul territorio, e quindi per fare questo ci vuole sicuramente qualcuno che abbia contezza del ruolo di Lanciano. Lanciano è il capoluogo della Frentania, deve tornare a esserlo, non mi sembra che in questi anni sia stato ben rappresentato. Ecco, oggi pomeriggio è atteso a Lanciano Vittorio Sgarbi, domenica ci sarà Matteo Salvini. Ecco, anche Febo è un politico che dice le cose direttamente. Per accendere un po' i toni di questa campagna elettorale, che così da cronisti vediamo un po' dormiente, cosa potrebbe dire a chi corre contro Paolini? No, no, la campagna elettorale si fa sui programmi. Io prima ho fatto una battuta perché credo che il senso delle liste di Forza Italia e la presenza dei partiti IVA dimostri che cosa è il centrodestra, che cosa è Forza Italia, cioè fatto da professionisti, fatto da commercianti, da artigiani, da lavoratori, da persone che nella vita hanno conseguito un risultato lavorando. E mi sembra che dall'altro lato c'è qualcuno che vive di politica. Filippo Paolini è un professionista, prima di scendere in politica e anche dopo che è sceso in politica fa il professionista. La stessa cosa faccio io, ho uno studio che mi sembra venga riconosciuto un po'. E qualcuno invece nella vita non ha mai fatto nulla se non vivendo di politica e facendo il portaborsa. Credo che questa sia una bella e grande differenza.